Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Un'intercettazione telefonica del 17 luglio 2013 rivela che il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri ha rassicurato Gabriella Fragni, compagna di Salvatore Ligresti, circa un suo intervento in favore di Giulia Ligresti, in carcere per lo scandalo Fonsai, che ha portato all'arresto anche del padre e della sorella Ionella. Il ministro si sarebbe attivato dopo una telefonata di Antonino Ligresti, parlando con i due vicecapi del DAP, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, per sensibilizzarli sul fatto che Giulia Ligresti soffre di anoressia. Il 28 agosto la donna è stata scarcerata. Sulla vicenda il guardasigilli si è giustificato davanti alle camere, ma non ha convinto la Lega Nord. E oggi, ministro, con questa informativa è proprio la sua onorabilità etica, morale e politica che è chiamata a difendere e a tentare di giustificare da una vicenda, anzi da un intreccio privato e familiare poco trasparente, che sta creando imbarazzi e divisioni nel governo, nella maggioranza, nel paese e soprattutto nella credibilità del funzionamento del sistema giustizia. Doveva chiarire che non vi fossero condizionamenti e soggezioni alcuna sul suo operato da parte della famiglia Ligresti, amica da 40 anni. E ascoltando la sua informativa le dico che le pezze giustificative che ha portato sono deboli, sono carenti, le ombre purtroppo rimangono. Ministro, il fatto che abbia sensibilizzato al DAP la situazione di Giulia Ligresti e poi altri 110 casi simili non depone a suo favore. Che bisogno ha il ministro della giustizia di chiamare il DAP se la decisione sulla scarcerazione la prende il magistrato? Delle due l'una, ministro: o il ministro non si fida dell'amministrazione penitenziaria della giustizia, oppure non si fida dei magistrati chiamati a decidere sulla scarcerazione. Entrambe le circostanze sarebbero comunque gravi. Lei, signora ministro, ha dimostrato la sua solidarietà di donna, di amica, di mamma a dei suoi cari amici investiti da una vicenda giudiziaria pesantissima. Come una mamma non è entrata nel merito della vicenda, ma si è resa disponibile comunque a fare qualcosa. E questo è gravissimo, ministro, è gravissimo. E che tutto ciò l'ha fatto per decine di carcerati, lei ha dichiarato così. Lei non pensa che questo sia assolutamente un aggravante? Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.